Nella relazione sanitaria 2010, presentata recentemente nella sede dell'ULS 20 di Verona, è riportata l'attività del Dipartimento di Prevenzione, che ha come obiettivo l'individuazione ed il contrasto dei fattori di rischio per la salute attraverso strumenti epidemiologici, iniziative di informazione ed educazione sanitaria e interventi di sorveglianza. Da questa è emerso che la popolazione continua a godere di buone condizioni di salute. Sempre più salute su un territorio sempre più sano, qualità di vita elevata per i cittadini di Verona e dell'ULS 20 in generale. Vediamo dei segni allarmanti negli indicatori sociali, ad esempio il tasso di occupazione, che è la prima parte della relazione, che è inserita nel sito come la relazione degli ultimi 10 anni, e qua si vede che per il secondo anno, ci eravamo visto studiato nel 2009, diminuisce il numero di occupati, diminuisce il numero di aziende. Questo alla lunga, se non viene corretto, comporterà anche un peggioramento ovviamente delle condizioni sanitarie. L'aspetto che in questa relazione qua sottolineo con più preoccupazione, da un lato, è la situazione del carcere. La situazione del carcere, come è stata ricordata molto autorevolmente dal Presidente della Repubblica, è una situazione tanto impegnativa, c'è un sovraffollamento che è inumano e che continua a crescere. Per cui a questo si è aggiunto, non nel 2010 ma nel 2011, anche un focolaio di tubercolosi all'interno, che era una delle cose che paventavamo, perché c'è una situazione di sovraffollamento impressionante. Quindi questo è un problema collettivo della città, non è solo un problema dell'amministrazione del carcere e della giustizia, perché bisogna trovare delle forme alternative. Qualità dell'aria? La qualità dell'aria, avevamo continuato nel 2010 il miglioramento che c'era negli ultimi 2-3 anni, miglioramento relativo, perché in ogni caso non siamo sempre stati sopra il limite di 35, sopra i 35 giorni di superamento di 50 microgrammi di polvere sottile. Cose da fare ne abbiamo molte ancora, incrementare quelle che abbiamo già fatto, cercare di ripulire il nostro ambiente da situazioni di eccessivo traffico e quindi decentralizzare uffici, scuole, certo, uffici, scuole, e ci si sta muovendo effettivamente in questo senso. Definire con precisione un trasporto di massa che sia tale, non mi pare che questa proposta che sulla quale tra l'altro in ritardo enorme di tranvia possa costituire un alleggerimento del traffico sufficiente. Poi ci sono tutta una serie di altre proposte aggiuntive che abbiamo fatto sul fatto di guadagnare come verde pubblico tutta l'area del parco ferroviario che è dismessa, che sarebbe un polmone di ammortamento dell'inquinamento importante. L'utilizzo di mezzi non inquinanti, quindi noi continuiamo ad appoggiare l'utilizzo della bicicletta, che fa bene all'ambiente ma fa bene anche a noi evidentemente. L'utilizzo di nuove risorse in ambito energetico, ma sono situazioni che sono applicabili a tutti i territori. In particolare a Verona credo che la decentralizzazione di grossi agglomerati tipo le scuole, gli uffici possa essere un grande aiuto.